Si susseguono gli incontri all'Aquila tra ristoratori e il comune. Le attività chiedono aiuto. Il lockdown, i continui cambi di classificazione di colore della regione, insomma uno scenario drammatico per loro, che chiedono all'amministrazione di essere con loro, appunto, e supportarli con i piccoli interventi che si potranno fare. Si sta trattando, ad esempio, per la Tari. Abbiamo chiesto una mano, cioè di darci una mano. Subito è stata recepita questa cosa, è giusto anche dirlo questo. Hanno manifestato una grande disponibilità. Abbiamo fatto un incontro con tutte le associazioni di categoria. C'è stato un dibattito molto acceso. Il Comune ha ribadito il fatto che ci può venire incontro solo con la Tari, quindi la tassa dei rifiuti, perché è l'unica tassa comunale al di là dell'occupazione di suolo pubblico. Abbiamo fatto una trattativa molto accesa, vediamo che c'è una grande disponibilità da parte loro, però ci sono delle trattative sulle percentuali di sconto in base alle attività. Quindi avremo entro questa settimana altri incontri e sicuramente nell'arco della settimana riusciremo a trovare un'intesa con il Comune. Il Comune, dal canto proprio, è deciso a sostenere il loro grido di allarme lavorando su Tario questione del suolo pubblico, come conferma il vice sindaco Raffaele Daniele, che in questi giorni sta incontrando le associazioni di categoria proprio su questi temi. Noi faremo la nostra parte. Gli incontri con tutte le associazioni di categoria e con le associazioni che tutelano i ristoratori sono stati molto proficui. Sicuramente metteremo in campo delle misure che per il Comune sono senza precedenti rispetto al passato. Non sarà tantissimo in termini assoluti, ma sicuramente daremo una mano significativa. Gli incontri sono in corso. Devo ringraziare tutte le associazioni di categoria che hanno mostrato una grandissima maturità e capacità di saper affrontare i problemi di tutti i loro associati in maniera molto molto seria, davvero.